Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dinanzi alla tua presenza ci prostriamo profondamente, oh Signore, ci inginocchiamo, vogliamo, Signore, chinare il nostro capo, riconoscerti vivo, vero, risorto, operante nel Santissimo Sacramento dell'altare, in questo sacramento d'amore. Ti ringraziamo, Signore, per tutto l'amore e la grazia che Tu hai riversato e riversi su di noi. Ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, per tutto l'amore che riversi su di noi. Vogliamo cantare il tuo amore e le tue misericordie, riconoscerti benevolo verso ciascuno di noi. Il nostro cuore, o Signore, trabocca di gioia nello stare alla tua presenza. Ti adoriamo, Gesù, ti amiamo, speriamo in te e confidiamo in te. Sono qui davanti a te per adorarti, sono qui davanti a te per dirti che ti amo, mio Signore. Voglio lodarti e cantare il tuo amor. Io ti adoro, mio Signore, io ti adoro, mio Signore. Tu sei il mio Salvatore, tu il mio Redentore. Io ti adoro, mio Signore, io ti adoro, mio Signore. Oh mio Gesù, confido in te. A pascoli erbosi, mio Gesù, fammi camminare e conducimi a te, fonte di vita e di speranza. Voglio lodarti e cantare il tuo amor. Io ti adoro, mio Signor, io ti adoro, mio Signor. Tu sei il mio Salvatore, tu il mio Redentor. Io ti adoro, mio Signor, io ti adoro, mio Signor. Oh mio Gesù, confido in te. La tua mamma noi hai donato per amore, affinché
finché sotto il suo manto materno noi resteremo con il suo santo rosario. A te Gesù noi arriveremo. Io ti adoro mio Signore, io ti adoro mio Signore, tu sei il mio Salvatore, tu il mio Redentor. Io ti adoro mio Signore, io ti adoro mio Signore. Oh mio Gesù, confido in te. Oh mio Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, io confido in te. Gesù, io mi affido a te ed affido a te. Tutte le persone che si sono raccomandate alla nostra preghiera. Ti raccomandiamo, Signore, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri familiari, i conoscenti, i nostri benefattori, quanti abitano il nostro cuore, vivi, malati, anziani, persone sole ed emarginate. Ti raccomandiamo, Signore, gli infermi, i carcerati, quanti, oh Signore, stanno attraversando momenti bui nella loro vita, quanti stanno combattendo contro malattie o contro situazioni che turbano i loro cuori. Li affidiamo, Signore, a te. Ti affidiamo, Signore, gli agonizzanti e i moribondi. Ti affidiamo, Signore, quanti si sono addormentati in te, quanti sono morti, quanti dormono nella speranza di risorgere con te. Signore, tu sei il pastore bello che conduci le nostre anime. Ti chiediamo, Signore Gesù Maestro, di essere tuoi discepoli fedeli, di rimanere sempre con te, in ascolto della tua parola, nella piena disponibilità e generosità a compiere il tuo volere. E in questo momento, Signore, ti chiediamo la grazia somma di dimorare in te e tuo, Signore, di dimorare in noi.
Facci sperimentare, oh Signore, la tua vicinanza. Grazie, oh Signore, per tutte quelle persone belle che metti sul nostro cammino, segno della tua presenza con la loro prossimità. Ti chiediamo, Signore, in questo momento di donare una carezza al cuore di tutti e di ciascuno. Da quando ti ho incontrato, tutto è cambiato. Hai dato a tutto un senso, oh Dio di immenso amore. Tra tanti uomini hai scelto proprio me, ed ora voglio dirti che, Signore, con te voglio stare, per sempre in te dimorare. Fa di me ciò che vuoi, sia fatta la tua volontà. Ti prego, stammi vicino, guida tu il mio cammino. Tienimi sempre con te, ti amo, mio Signore. Nonostante il mio peccato e le mie fragilità, tu, Signore, mi offri nuove opportunità. Tra tanti uomini hai scelto proprio me, ed ora voglio dirti che, Signore, con te voglio stare, per sempre in te dimorare. Fa di me ciò che vuoi, sia fatta la tua volontà. Ti prego, stammi vicino, guida tu il mio cammino. Tienimi sempre con te, ti amo, mio Signore. Ed eccomi, Signore, sono pronto per seguire te. La mia vita io consacro a te. Tra tanti uomini hai scelto proprio me, ed ora voglio dirti che, Signore, con te voglio stare, per sempre in te dimorare. Fa di me ciò che vuoi, sia fatta la tua volontà. Ti prego, stammi vicino, guida tu il mio cammino. Tienimi sempre con te, ti amo, mio Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza dell'anima mia. Signore Gesù, ci prostriamo, ti adoriamo e ti benediciamo dinanzi alla tua divina presenza. Ti riconosciamo vivo ed operante in questo santissimo sacramento dell'altare. Ti crediamo vivo e vero con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Ti adoriamo, Signore, con profondo amore. Ti benediciamo, Signore, ti ringraziamo per il dono che ci dai ancora una volta oggi di ritrovarci alla tua presenza, a sostare con te. Che ci inviti, o Signore, a prendere sul serio le tue parole. Tu, o Gesù, ci vuoi felici. Tu, o Gesù, vuoi il nostro bene e la nostra felicità. Fa, o Signore, che i nostri cuori sperimentino tangibilmente il tuo amore misericordioso, la tua tenerezza infinita. Che ognuno di noi, o Signore, possa sentire, avvertire l'abbraccio tuo benedicente. Tu, Signore, ci inviti a conversione e dichiari: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si converte più che 99, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, per quelli che si credono arrivati. Sì, o Signore, tu vai in cerca di ciascuno di noi. Come pastore bello tu vai alla ricerca della pecora che si è smarrita. Quanto smarrimento, quanto disorientamento, Signore, nei nostri cuori, nei nostri pensieri. Conducici, o Signore, ad acque tranquille, ai pascoli erbosi della tua parola, dove possiamo nutrirci. Donaci, o Signore, la grazia somma di poter essere per sempre felici nel tempo, per la storia e per l'eternità con te, o Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta ci inviti ad essere felici, a credere nel tuo amore. Sì.
sii felice perché Gesù ti ama, si ti ama e vuole il meglio per te. Apri il tuo cuore e lascia che sia Lui a vivere in te. Non aver paura, Lui sarà sempre con te, ti sosterrà in ogni tua impresa. Sii fedele perché Lui crede in te. Cosa aspetti? Vai incontro a Lui. Cosa aspetti? Vai incontro a Lui. Cosa aspetti? Vai incontro a Lui e felice tu sarai. Sii felice perché Gesù ti ama, si ti ama e vuole il meglio per te. Apri il tuo cuore e lascia che sia Lui a vivere in te. Non aver paura, Lui sarà sempre con te, ti sosterrà in ogni tua impresa. Sii fedele perché Lui crede in te. Su dai, lasciati amare. Su dai, lasciati amare. Su dai, lasciati amare e fedece tu sarai. Sii felice perché Gesù ti ama, si ti ama e vuole il meglio per te. Apri il tuo cuore e lascia che sia Lui a vivere in te. Non aver paura, Lui sarà sempre con te, ti sosterrà in ogni tua impresa. Sii fedele perché Lui crede in te. Ti ringraziamo, Signore, ancora una volta, perché Tu ci fai sperimentare la ricchezza dei Tuoi doni, con i quali ci impreziosisci, o Signore. Ti ringraziamo, o Gesù, perché ancora una volta, come ai discepoli, nel cenacolo appena risorto, entrando Tu ci dici Shalom, pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché metti nel nostro cuore la lode, metti nel nostro cuore un canto nuovo, la preghiera di intercessione, il giubilo che ci fa esultare di grande gioia in te. Ti chiediamo, Signore, ancora una volta di impreziosire col dono del tuo Santo Spirito la tua Chiesa con una rinnovata effusione. Fa scendere la rugiada della tua grazia su di noi, tuo popolo. Ti chiediamo in questo momento di benedire il Romano Pontefice, il Collegio Episcopale, tutti i presbiteri delle varie chiese locali, i sacerdoti, soprattutto quelli in cura d'anime. Ti chiediamo, Signore, di benedire i diaconi e tutti i ministri del Vangelo.
Raggiungi, oh Signore, con una speciale benedizione i missionari, le missionarie, i religiosi e le religiose, i consacrati tutti, le vergini e le vedove a te consacrate. Stendi, o Signore, la tua mano e benedici la tua Chiesa. Benedici quanti in ogni comunità esercitano i carismi, soprattutto quello dell'accoglienza. Signore, donaci la grazia del saperci correggere e sostenere fraternamente. Infondi in noi sentimenti di pace, di amore, di gioia, di misericordia, di benevolenza, di perdono fraterno. Donaci, o Signore, la grazia di sapere dominare con intelligenza ogni evento della nostra vita e ogni situazione nelle quali ci troviamo. Ancora una volta, o Signore, ti chiediamo di effondere il tuo amore su ciascuno di noi e di benedirci. Benedicimi, Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori. Amen. Discenda, Dio benigno, la tua santa benedizione sul tuo popolo, che dinanzi alla tua presenza adorante è accorso per ricevere da te quelle grazie, quelle consolazioni, quelle benedizioni, i celesti favori, le guarigioni, le liberazioni, il conforto della tua presenza, la consolazione che solo tu puoi donare, o Signore. Stendi la tua mano, Signore, volgi il tuo sguardo e tutti benedici nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci affidiamo all'intercessione materna di Maria. A lei, nostra Madre Regina, affidiamo ciascuno di voi, carissimi amici, fratelli. E sulle note di questo canto, Don Francesco Broccio e Pio Corvino, che hanno animato questa adorazione, restituiscono la linea agli amici di Maria Vision. Grazie. Dolce mamma Maria, madre mia, donna vestita di sole, arca dell'alleanza, benedetta sei tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, nostra regina, insegnaci a pregare e Dio ringraziare. Maria, nostra regina, stringici al tuo cuore e a Cristo Gesù. Come fare in Galilea
tu ti accorgesti il disagio degli sposi e del vino che mancava. In te cedi ancora, oh madre, per tutti noi, e la nostra preghiera presenta il figlio tuo. Maria, nostra regina, insegnaci a pregare e Dio ringraziare. Maria, nostra regina, stringici al tuo cuore e a Cristo Gesù. Nel cenacolo ha invocato lo Spirito Santo, con gli apostoli in preghiera ricevesti il dolce dono. Chiedi adesso per noi una nuova effusione che sostenga la tua Chiesa nel cammino di santità. Maria, nostra regina, insegnaci a pregare e Dio ringraziare. Maria, nostra regina, stringici al tuo cuore e a Cristo Gesù. Stringici al tuo cuore e a Cristo Gesù. Stringici al tuo cuore e a Cristo Gesù. Ancora un augurio di una buona e santa continuazione, un buon cammino di santità a tutti ed a ciascuno.